frequentare l'università, avere contatto con i docenti, con i laboratori, questo penso che sia l'investimento del futuro per l'orientamento. Noi ci stiamo provando. Ma io penso che sia un'ottima iniziativa, il sindaco è sempre molto attento ai ragazzi e ha voluto e ha ottenuto il liceo e dall'anno scorso abbiamo i primi diplomati e ogni anno ricorre questa bella ricorrenza di premiare i ragazzi che si sono diplomati l'anno scorso anche eccellenze, quindi è bellissima questa iniziativa per un sindaco, gli fa onore. C'è da dire che il sindaco è sempre stato molto attento e lo conferma ogni anno, ma non solo con questa iniziativa, anche con altre iniziative. Vedi succursale, vedi una maggiore attenzione ai ragazzi, non solo per le strutture, ma il sindaco è sempre vicino ai ragazzi. Io è il secondo anno che organizzo questi incontri con i ragazzi delle licee scientifiche di Trento Rotocelli, per un semplice motivo. Perché il liceo scientifico nel 2005-2006 è stato voluto in un certo qual modo da me e dalla mia amministrazione dell'epoca e io ogni anno, eletto nel 2011, quindi ci sono stati i ragazzi che sono diplomati per la prima volta l'anno scorso e abbiamo riconosciuto a loro questa testimonianza dell'amministrazione come senso di ringraziamento, perché grazie a loro è stato possibile avere il liceo scientifico, che all'epoca loro sono stati dei veri pionieri. E quest'anno, il secondo anno, per i ragazzi che si sono diplomati nel secondo anno, abbiamo anche con loro avuto questo incontro, abbiamo proposto questo incontro per dire anche a loro grazie per quello che hanno fatto per poter far mantenere il liceo scientifico e a Trento Rotocelli. Finché sarò in vita continuerà, poi dopo sarà il Signore a decidere se dobbiamo continuare o non possiamo continuare.